Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Oggi è il venerdì 27 marzo. Allora, visto che non tutti voi siete provvisti a casa di strumenti, ho pensato di lavorare sulla tecnica, principalmente sulla tecnica, mirando allo studio di tutto questo libro, cioè visto che abbiamo molto tempo a disposizione, a parte le altre lezioni che avrete, di storia, teoria, eccetera, eccetera, armonia o pianoforte. Quindi parliamo di Stick Control. Lo Stick Control è un libro enorme, in genere si tralasciano un sacco di cose. I concetti più importanti di questo libro. Allora, intanto, cioè visto che noi abbiamo il privilegio di essere abbastanza avanti con la tecnica, dobbiamo affrontarlo non in quattro quarti, ma bensì in due. Cosa vuol dire? Che ogni pattern, ora ho aperto la prima facciata, la prima pagina che riguarda appunto alle crome e alle loro combinazioni. Deve essere studiato in due, cioè praticamente sempre in due. Cosa vuol dire? Che ogni gruppo di quattro note deve stare su un click. Ok? Dopo vi faccio vedere estrapolando alcuni pattern. Altro concetto importante, ogni pattern che si vede su tutte queste pagine sono da studiare per almeno un minuto, ogni pattern. In fondo al libro l'autore mette che ogni pattern deve essere ripetuto almeno 20 volte. Cioè, visto che è molto difficile suonare e contare, vi chiedo almeno di mettervi a disposizione un orologio, il libro, cioè se avete il leggio mettete un orologio, il libro e il metronomo. Io praticamente questo libro l'ho studiato in un'intera estate, ero a suonare in giro e nei ritagli di tempo andavo in posti freschi, alla ricerca di posti freschi per studiare praticamente quasi tutto il libro. Ok, allora, prendiamo un piccolo esempio. Partiamo a caso, selezioniamo un numero a caso che può essere boh, anche il 6 della prima colonna. E mettiamo il metronomo, per esempio, a 70 alla minima, e quindi avremo questa velocità qui. 2, 3, 4. No, scusate, il numero 6 abbiamo detto, il 6. 2, 3, 4. Ok, facciamo finta che l'abbiamo suonato per un minuto. Allora, occorre fare attenzione a alcuni particolari. Voi sapete benissimo che il paradiddle come questo viene suonato meglio se si accenta il primo colpo di ogni gruppo di quattro note. Bene, allora tutto questo libro deve essere pensato in modo diverso. Vale dire che deve essere pensato uniformemente, cioè tutti i colpi devono essere più o meno alla stessa altezza. Quindi vi dovete avvicinare anche a uno specchio in modo tale da controllarvi, cioè dovete essere voi a controllarvi. Io non posso essere con voi, quindi dovete essere attenti a questa cosa qui. Bene, poi un'altra cosa, non fermatevi a una sola dinamica, ok?
Vale dire che anche questo numero 6 deve essere suonato anche molto piano. 3, 4. Ok, molto bene. Perfetto. Cioè, quindi tutti questi, vi raccomando, cioè suonare un minuto ogni pattern ci dà anche la possibilità di portarlo a varie dinamiche, d'accordo? Per esempio, scegliamone un altro. Andiamo nella seconda colonna, andiamo verso la parte finale della pagina, tipo il 23. E portiamo il nostro metronomino a 80. Quindi, magari si parte a una dinamica comoda, tipo un mezzoforte. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Piano. Eccetera, eccetera. Ok? Quindi tutti questi esercizi devono essere suonati in questo modo. Per esempio, vi faccio un altro esercizio tipo il 41, a caso, li prendo a caso. 2, 3, 4. Ok, con molta dinamica, ragazzi, va bene? Farò diversi video perché altrimenti sono troppo pesanti. Per esempio, in ultimo, portando il metronomo a 90, un numero a caso, prendiamo tipo il 65. Quindi è così, 2, 3, 4. Eccetera, eccetera, ok? Molto bene. Allora, adesso interrompo questo video perché siamo già arrivati a 750 mega. Bene, dopo vi parlerò della pagina a seguire, cioè vale dire la pagina 7. Intanto, lavoriamo su queste prime tre pagine in questo modo. Ciao.